Bella vecchi dramani, siamo i Granas e siamo tornati perché oggi c'è Pokémon Marron Merda 2. Incredibile! Che è stato rilasciato poche settimane fa. E questa volta, nel Pokémon Marron Merda di quest'anno, ci saranno anche i personaggi del web. E noi siamo alla ricerca di un personaggio in particolare. Sappiamo, dai rumors si dice che ci dovrebbe essere Francesco Sole. Quindi questo qui sarà un road to Francesco Sole. Io mi immagino tipo un post-it con la sua faccia. Probabilmente sarà così. Quindi ragazzi, siamo pronti? Cominciamo con Pokémon Marron Merda 2. Olè! Si va! Prima di iniziare, ecco una breve spiegazione di quanti di gioco. Non ce ne frega un cazzo. Finalmente ci siamo! Dopo anni di attesa, merda! MM2, perché MM2? Madman Mixtape 2. Volume 2. È finalmente completo. Ringrazio i disegnatori, i Drawdown Stay Here for me, per avermi aiutato a disegnare i Pokémon che catturerete. Li ringraziamo anche noi, perché grazie a loro possiamo fare questi video. Ringrazio anche Mirko per avergli dato alcuni dei Pokémon che abbiamo disegnato. Chiedo scusa se vi abbiamo fatto aspettare così tanto, se non avete giocato al primo capitolo. Non importa, ci abbiamo giocato. Vi basterà sapere che Tonio è stato sconfitto e non è riuscito ad appropriarsi della Rai. Noi eravamo già arrivati, vi ricordate su sta cosa da Rai? Sì, Tonio Cartonio. Ora sta organizzando la sua vendetta. Ci siamo. Premi A e preparate ad iniziare. Dedicata a Gabriele Montoni, come sempre. Salve, sono Troy McClure. Lui. Eccolo. Salve, sono Troy McClure. E quello che importa è che tu sei qui per diventare allenatore di Pokémon e io te lo insegnerò. Duccio. Fine. Bene, non posso sapere come ti sei chiamato. Lo sapevo. Quindi per me sarai Timmy. Sì, dire sì e basta. Sì, sono Timmy, dai. Ok, dopo questa intro finalmente si gioca. Questo DVD come diventare un allenatore di Pokémon in 30 minuti di Troy McClure. Con Troy McClure è veramente una patacca. Per fortuna non l'ho comprato. Originale. Eccolo. Oak. Ehi, aspetta, non andare. Perché stai parlando? Hai detto una cazzata di verità. Sì, non indovinerai mai cosa è successo. Terribile. Via, io mi rapporto e ti spiegherò tutto. La tipo Wild. Lo so. È difficile per tutti. Ma l'interpretazione rompi tanto il cazzo. Lo so. Che interpretazione di merda è? Lo so. Si vede che è un po' fattore. Lo so. Ma dai. Questo è stronzo, un Pokémon di merda. Bene. Che stronzo, l'avevo capito anch'io. Ma come si chiama? No, stronzo è il suo nome. È un ammasso di merda che assume la forma del suo avversario. Hai detto? Ah, lo vuoi? Sì. No, se dico no. Se dici di no, tu mi comunque. Duccio riceve lo stronzo del proprio. Gli ha cagato in mano. Cagato in mano, ho dato una pizza in faccia. Ma erano tre. Ah, lo so. Tutto sommato a me era andato. Mi faceva ridere. Tutto sommato a me è andato bene quando mi è capitato questo sorcio giallo. Sì. Povero Pikachu. Stronzo è morto. E dopo mezz'ora siamo riusciti a finire il combattimento del cazzo. Chi è il merdone adesso? Sempre tu. Dai. Ma intanto vai alla città e prendi il cazzo di Pokémon. Poi le catturiamo i Pokémon. Voglio vedere i Pokémon. Voglio vederne uno. Vediamo il primo Pokémon. Lo sapevo, grandi. K47. È bellissimo così. Appare un ratatatatata selvatico. È veramente troppo bello. E noi ce ne andiamo. È la prima volta che voglio catturare un ratatatatatata. Ratatatatata. Oh. Ma che è tu? Un Peugeot. Tocca il pacco di Oak. Ehi, fermo, quelle non sono Pokéball. Merdone. Ehi. Ma dai due. Tu ci ricevi un foglio bianco. Ma vaffanculo. Ma che cazzo. Merdone, hai rotto il cazzo. Bene. È perfetto, sono davvero un genio. Ma veramente, zitto puttanella. Zitto puttanella. Puttanella. Sento che la mia vendetta ormai le porta. Oh, Lidl. No. Lidl. Lidl. Però battili perché ti servono le cazzo di cosi. Olè. Fatta. Oh, comunque durano troppo i cosi. Widow selvatico è morto. 29 punti. Widow selvatico. Attenzione. Oh, Pikachu. Oh, dovevamo piavere? No. Stronzo sale al 6. Cazzo, sì. Sboh, pezzi rari. Allora. Metapod. Che cazzo? Che cazzo? Caccola. Ah, è Kakuna, mi sa. Probabile, ma c'è cioè, qualcosa di bruttissimo. Che schifoso. Caccola. Oh, il pezzi. Certo, se facevo l'ara meglio.
Dai, con sto scippo. Forse ce la famo. Dopo altre due volte, buono. Buono latte. Dai, con sto scippo. Ma poi che cazzo sta scippando? Io ancora non ho capito. Ma sarà tipo ruggito, no? Stridio, queste cose. No, mi sa che tipo ti ruba le. Se c'ha la bacca, ti ruba la bacca. Ma che fai buon latte? Buon latte. Perché fai buono latte? Ma che è? Che ne so, pensavo che era il buono del latte del Lidl. Dritto per dritto. Invece che purtroppo dritto per dritto. Scippo. Pom pom pom. Mamma mia. Gli ultimi minuti. Eccolo. Cannavaro. Sì, forse ce la fa. Eccola Cannavaro. Posso risare la pozione? Aspetta, prima. Non fallire. Credibile. Oddio. Credibile! Battuto. Mamma mia. Senza alcuna speranza proprio. Cioè, padre. Tutto per quel dritto per dritto. Mortacci. Hai sconfitto, umiliato Sammy. Piglia mosche in culo. Ci ho provato mille volte con ciao uno, Sammy. Andiamo avanti, non commentiamo. Duccio vince 120. È una sprega di 1000 per vincere. Sì, infatti, però vabbè. Ole. Buon latte a tutti. Comunque ragazzi, per oggi è tutto, perché sono tipo 2 ore che stiamo registrando e se no finiamo il gioco, anche se in realtà siamo ancora all'inizio. Sì, no, infatti. Però, se volete vedere un altro episodio di Pokémon Marron Merda 2, lasciamo... Rod, tu Francesco Sole, cioè io direi a precisare che noi stiamo portando questo gioco per trovare Francesco Sole su Pokémon Marron Merda e vedere come cazzo è fatto. Quindi se volete un altro video arriviamo a 5000 like. Dai ragazzi, è tutto, bella. Ciao. Guardate in descrizione, così. Fatevi in giro. Belli. Guardate, poi guardare un'altra cosa.